Voi ci pensate mai che da bambini volevamo scappare di casa perché secondo noi nelle altre famiglie si stava meglio? E poi da questi video che faccio scopro che alla fine in tutte le famiglie siamo tutti pazzi e facciamo tutte le stesse cose. Cioè, immaginate, che cazzo vado a fare nelle altre famiglie che si vive sempre la stessa cosa? Cioè, è Cioè, questo è uguale. perché sei sempre con i telefoni in mano, Daniele. Devi Cioè. stare zitto! Siamo in fatti di cronaca. Grave incidente è successo pochi minuti fa in una casa in Sardegna dove un figlio ha risposto così così alla madre dicendole stai zitta. La madre si è subito scaraventata su di lui con un bastone. All'esterno dell'abitazione sono presenti i carabinieri che stanno cercando di entrare appunto nella casa della mamma, ma lei gli minaccia con una pantofola. Prossimi aggiornamenti nel TG delle 22. Ma non la signora, Via, o appena le lavati in conviene terra, o per, collaborare, non mi sarà interessa, peggio o per appena lei. lavati in Signora, terra, poggi l'arma. no, Signora, poggi la io glielo pantofola lancio, non per te. mi Lì di fronte a interessa, lei, sui guarda, suoi piedi. Signora, saremmo costretti a fatemi, sparare. quando Signora, saremmo se costretti a entrate, spararla. Signora, se non se collabora. guarda, se entrate Signora. qua. Attacchiamo! Edizione straordinaria, è stata finalmente arrestata e messa in una cella di massima sicurezza la mamma killer detta schiava che ha ridotto in fin di vita il proprio figlio. Dopo una lunga ed estenuante colluttazione con le forze dell'ordine a suon di pantofole, alla fine i carabinieri sono riusciti ad entrare e ad arrestarla. Le prime parole che ha detto ai carabinieri sono state: questo è perché state sempre con il telefonino in mano. Prossimi aggiornamenti per le 22. Grazie per essere stati con noi. Adesso non ci voleva proprio questo. Oh, e si chiama Tiziana adesso che non le posso Signora, suo rispondere. marito vorrebbe parlare con lei. Chi? La sua dolce metà, signora. Ah, non mi interessa. Oh, fatemi chiamare da Tiziana. Ma non è. Ma è Tiziana, sua fatemi parente chiamare da almeno. Tiziana. Ma è sua parente. Dovrebbe parlare solo con i parenti, Da lei. Tiziana! Salve. Scusi, lei era a conoscenza della situazione in casa della signora con le ciabatte? Ma ho sentito i carabinieri prima, ma che c'è successo? Hanno arrestato la signora? Sì, è stata arrestata. No, caspita, ma qua nel quartiere è rinomata per le minacce con le pantofole, anzi non bisogna neppure parlare tanto forte che quella lancia le pantofole. Eccola, eccola che arriva un Aggiornamento sul fatto di cronaca di questo pomeriggio dove una mamma, ripetiamo, schiava killer, ha malmenato suo figlio. Per il momento rimane ancora in carcere con l'attesa di un giudizio che si terrà domani mattina alle 10. Momentaneamente è ancora in carcere, appunto, e finora ha picchiato tre persone con i tatuaggi, descrivendoli come tossici, drogati, schifosi, bastardi. A domani con le notizie del mattino. Buonanotte. Buongiorno, buongiorno a tutti con l'edizione delle 10 spostata di pochi minuti perché avevamo dei problemi interni. È stata rimandata questo pomeriggio l'udienza definitiva per il caso della mamma che ha bullizzato il proprio figlio, poiché lei si rifiutava stamattina di uscire dal carcere dicendo fatemi chiamare Tiziana altrimenti io non esco e infatti non è uscita a seguire un servizio sulla neve che non guasta mai. Sì, c'è la neve, ha nevicato. Arrivederci. Chissà cosa trovo adesso quando torno a casa. Oh, tutto sporco, non mi hanno toccato una cosa, una cosa. Non hanno lavato né in terra, né in pia, niente. Non hanno toccato niente, guarda. Io ci scommetto che non hanno toccato niente. Queste telecamere, ve le dovete ficcare. Oh! Oh! Dov'è tua mamma? Non c'è. L'hanno Perché? arrestata. Ah, è vero. Digli quando torna di passare a comprare i cotton fioc, che sono finiti. Edizione straordinaria, la schiava è riuscita a fuggire dal carcere, ma andiamo subito a collegarci con il nostro inviato Raimondo Comodino che ha intervistato il colonnello dei carabinieri. Vai Raimondo. Sì, siamo col colonnello. Come è potuta scappare la Certo, signora? guardi, la Perché? signora ha usato delle tecniche particolari che qui in Italia ancora non si sono viste. È stata molto molto intelligente e quindi è stata una fuga calcolata nei minimi dettagli. Ci ha trovato totalmente impreparati, ma stiamo facendo di tutto per ritrovare la signora. A breve vi faremo sapere. Grazie, non posso rilasciare altre dichiarazioni. Fatemi uscire! Ah, mi ha aperta la porta. Buonasera. Buonasera. L'uscita? Prego. Dov'è? Guardi, l'uscita, venga qua. L'uscita è in fondo a destra, va via la porta? Apre e poi Ho chiude. capito. Arrivederci, Grazie. grazie. Chiuda bene, Arrivederci. mi raccomando, che entra l'aria. Sì. Ciao. Ciao.
Come hai fatto ad uscire dalla... Oh, era aperto, sono uscita. Il cotton fioc l'hai preso? Ah? Il cotton fioc? No. Una cosa ti avevo chiesto di... Il cotton fioc? Niente. Niente, manco quello hai preso. Boh, guarda, c'è la cucina da pulire ancora. Te ne vai così, da, tutto da lavare in terra al bagno. Edizione straordinaria, nuovo violento attacco da parte della mamma killer detta schiava, questa volta nei confronti del marito che proprio nel giorno della sua fuga dal carcere si è scagliata e si è scaraventata contro il marito per cause ancora sconosciute. I carabinieri nuovamente stanno cercando di entrare nella casa della schiava, ma lei li minaccia questa volta con una cucchiarella. Prossimi aggiornamenti mai, perché basta, sono rotto il cazzo di questo.